il trionfo mondiale di Fragomeni 2 mesi fa, la grande riunione di questa sera con le 2 sfide europee di Vidozze e Branco e i mondiali dilettanti della prossima estate. Come ci ha ricordato la copertina di Ivano Borghini, Milano è davvero la capitale italiana del pugilato. Un saluto dal Pallalido di Milano da Mario Giambuzzi. Francesco Damiani. Allora Francesco, è tutto pronto, 2 grandi sfide europee, cominceremo con Gianluca Branco contro Juho Tolpola, il pugile finlandese per l'europeo dei superleggeri. Come vedi questa sfida? Beh, diciamo che speriamo che sia un'altra serata indimenticabile come quella di Fragomeni. Sicuramente ha un compito abbastanza più facile del previsto, però sicuramente questo avversario gli darà del filo da torcere, anche perché contro ha fatto la sfida contro Colin Lines, l'inglese, e ha terminato l'incontro in piedi e dando del filo da torcere. Diciamo che incrociamo le dita. Andiamo a conoscere meglio Gianluca Branco. Il nostro Andrea Praventi è andato a Civitavecchia a incontrarlo. Vediamo. Oggi a 38 anni mi sento un pugile, mi sento un uomo prima che un pugile. La storia dei pugili, no? Tutti i delinquenti che poi sono diventati. Io non sono un delinquente, non lo ero prima, non lo sono ora. Ragazzo normale, ben educato, che ha preso questa disciplina e sicuramente mi ha insegnato a crescere con dei valori. Dopo 6 anni mi sono levato lo sfizio di riprendermi il titolo europeo che era già mio nel 2001, quindi ho dimostrato che in Italia nessuno l'aveva fatto in 6 anni, ci hanno provato in tanti. Certo, manca questo mondiale che ci sto pensando. Che consiglio ti ha dato Silvio? Silvio è il fratello più grande, quindi sarà dietro di me. Qualunque consiglio lui voglia darmi sarà ben accettato, perché so che lui è un uomo di esperienza. Quando combatte lui mi agito, è sempre carino, insomma è sempre uno che mi dà fiducia. Senti, com'è andata l'idea di metterti vicino all'angolo uno come Fabrizio Bracconeri? Perché Fabrizio siamo amici da tantissimi anni. E poi Fabrizio dà sempre allegria, no? A me mette allegria, ci sto bene insieme. Io la mia promessa che do a tutti quelli che mi verranno a vedere e che mi guardano dalla televisione, che darò spettacolo come sempre. Vinca il migliore, però io oggi mi ritengo di essere il numero uno in Europa, quindi sarà molto dura. Allora, Gianluca Branco impegnato stasera nella difesa europea, ma inutile nasconderlo, sta già pensando a una possibile terza chance mondiale, si parla già della primavera del 2009. Tu che ne pensi, Francesco? Beh, diciamo che con un bel successo di stasera se lo merita. Speriamo davvero. Andiamo allora proprio nello spogliatoio di Gianluca Branco, dove ci aspetta Andrea Paventi. Andrea. Sì Mario, intanto siamo qui fuori dallo spogliatoio perché, come ha detto Gianluca Branco nell'intervista di prima, c'è una persona che lo conosce bene, che è un suo grande amico, che è Fabrizio Bracconeri, che questa sera sarà all'angolo con Gianluca. Innanzitutto, prima di entrare, ci farei tu un po' da apripista per entrare nello spogliatoio? Come l'hai visto, come sta Gianluca? L'ho visto un secondo perché sono arrivato adesso, ma l'ho visto molto carico e combattivo come al solito. Allora aprici le porte dello spogliatoio, che pochi minuti prima del match sono sempre sacre. Tanto contriamo Silvio, anche lui sarà all'angolo di Gianluca Branco naturalmente. Adesso qui è stata messa un po' di vasellina naturalmente, gli ultimi momenti prima del match di massima concentrazione, c'è anche Paolo Vidozza che combatterà dopo, e questa è sicuramente la parte più delicata, più importante spesso di un match. Come ci si arriva pochi minuti prima con la testa, la concentrazione e la determinazione? C'è anche Franco Cherchi naturalmente, sono proprio gli ultimi dettagli quelli da non sbagliare prima del match. Gianluca Branco che prima si è scaldato con la maglia di Corini, che lui ha scambiato con il giocatore del Torino proprio quando ha conquistato contro Lines il titolo europeo dei superleggeri. Proviamo a vedere un attimino se Gianluca ci dà anche una battuta prima del match. Come stai Gianluca? Eccomi qua, tranquillo, aspetto il momento, oggi è il mio momento, quindi spero di dare sempre spettacolo come ho fatto sempre.
Allora, sperando che questo sia davvero il momento di Gianluca Branco, noi vi lasciamo per qualche minuto, poi torniamo con il commento di Mario Giambuzzi e Francesco Damiani per la grande sfida tra Tolpola e Gianluca Branco. Ancora in diretta dal Palalido di Milano, è tutto pronto per la prima sfida, europea dei super leggeri, prima difesa di Gianluca Branco. Intanto inquadrato Giovanni Parisi, medaglia d'oro tra i piuma all'Olimpiade di Seul 1988 e poi ovviamente campione del mondo dei leggeri e dei super leggeri. Fa sempre piacere rivedere Giovanni Parisi a bordo ring. C'è anche Giacobbe Fragomeni. E adesso, caro Francesco, stiamo vedendo Hugo Tolpola nella cerimonia del peso, poi Gianluca Branco. Tolpola ha fatto registrare 62.800, quindi nettamente al di sotto del limite della categoria, che è fissato sui 63.500, ma nessun problema al peso nemmeno per Gianluca Branco, 62.900. Allora Gianluca Branco, dicevo, difende per la prima volta il titolo conquistato contro l'inglese Colin Lines lo scorso 16 maggio al Pala Ruffini di Torino. Una vittoria per split decision, un match molto difficile, addirittura è Francesco un atterramento subito nel secondo round, molto equilibrata la sfida. Sì, diciamo che dopo quell'atterramento Gianluca ha avuto qualche difficoltà per un paio di riprese, però poi se l'è cavata bene, cioè diciamo che l'incontro è stato in equilibrio. Hugo Tolpola fa l'ingresso nell'arena. Pugile 27enne, nato il 5 ottobre del 1981 a Vantaa in Finlandia, professionista dal 2001, vanta un record di 21 vittorie, 9 KO, quindi non è dotato di pugno alla dinamite, 4 sconfitte tutte ai punti e un match pari, si fa chiamare TNT, vedremo se davvero avrà tutta questa potenza stasera contro Gianluca Branco, che si appresta a fare l'ingresso nell'arena. Intanto avete sentito il ring announcer, che è Edoardo Branchini, che fa l'attore, il figlio di Giovanni Branchini e nipote dell'indimenticabile e indimenticato Umberto Branchini. Gli appassionati di box ovviamente ricorderanno il grande procuratore, il commendator Branchini. Ebbene, questa sera abbiamo il nipote sul ring, una primizia assoluta a presentare i pugili, a presentare le sfide. Intanto entra Gianluca Branco nel Palalido. Branco che ha 38 anni, quindi 11 più del rivale, è nato il 20 settembre del 1970. Eccolo qui con l'allenatore Franco Cherchi, che poi è il fratello di Salvatore Cherchi, il numero uno della OPI 2000, la sigla organizzativa che propone questa attesissima riunione. Tra l'altro va ricordato Salvatore Cherchi è stato eletto per quest'anno il manager e l'organizzatore dell'anno.